per Telecountry News, Filippo. Oggi siamo tornati a visitare l'Accademia dei Maestri Infioratori a distanza di un mese circa dalla prima intervista, nella quale con Giampaolo Leuti, che è qui vicino a me, il presidente. Buonasera. Nella quale prima intervista abbiamo parlato dell'inizio dei lavori per l'infiorata dei ragazzi. Ora, come volgono i lavori, Giampaolo? Stiamo andando avanti come al solito, abbiamo iniziato giustamente da disegni sugli spolveri. L'altra stanza, come avete visto, ci sono i più giovani che stanno lavorando all'infiorata dei ragazzi, mentre invece qui stiamo già iniziando a fare i lavori per la tradizionale, perché giustamente qua anche tra di noi, tra dei soci, poi ci aiuteremo a vicenda, chi inizia prima, chi inizia dopo, però alla fine dobbiamo arrivare tutti a dama, quindi i tempi sono quelli. L'altra volta abbiamo visto che facevano le squadrature dello spolvero. Adesso a che punto siamo? Cioè, dopo la squadratura che succede? Si riporta il disegno sulla squadratura, si riporta il disegno effettivo di quello che sarà poi sulla strada. Praticamente si ingrandisce il disegno. Questo allora avviene nell'Accademia dei Maestri Infioratori. Gli altri maestri infioratori dove lo fanno? Tu dove lo facevi prima di avere questo luogo, tu e anche... Ma in garage o dentro il salone di casa, ma ovviamente si lavorava uno alla volta. Cioè è un conto che uno deve lavorare su un solo quadro, è un conto magari avere degli spazi dove ci si lavora due, tre, quattro quadri insieme. Quindi ognuno a casa propria, adesso fortunatamente possiamo farlo qui e lo facciamo qui. Cioè, quindi gli altri maestri infioratori sono dentro casa, nei saloni che ce l'ha, esatto. Che può... Per fare, perché noi intervistammo una volta, mi ricordo, Nando Gabbarini, lui ci aveva a disposizione sotto al ristorante del fratello. È probabile che ancora abbia a disposizione quel locale. Diciamo che ogni maestro infioratore si arrangia in qualche modo. Bene, questo è un altro passo verso l'infiorata dei ragazzi e l'infiorata tradizionale. Telecountry News vi tiene aggiornati man mano che andiamo avanti. Buon proseguimento. Grazie.